perché è venuta la sindaca di Roma a vedervi. Allora, la sindaca di Roma, che sarei io, Virginia, mi puoi chiamare, è venuta a vedervi perché avete partecipato, voi e gli altri bambini di un'altra scuola, a un progetto, si chiama Progetto Pilota, a una cosa nuova, l'avete fatta solamente voi, che è questo gioco sulla sicurezza. Allora, perché è importante la sicurezza? Le maestre, le responsabili per la sicurezza, le mamme, i papà, le famiglie vi avranno raccontato che può capitare a volte che succedano degli eventi che magari ci mettono in pericolo, come i cartelli gialli. E allora noi, che siamo tanti, soprattutto a scuola siamo tanti, magari facciamo un po' di confusione, quando succede, quando accade qualcosa di pericoloso, dobbiamo tutti insieme metterci in ordine, fare tutto quello che dicono le maestre e allontanarci dal pericolo per andare verso i cartelli verdi, verso le zone di sicurezza. Allora è importante iniziare a fare dei giochi che vi insegnino cosa fare in caso di pericolo. E quindi innanzitutto volevo capire, questo gioco che avete iniziato a fare con i disegni, con le corse che avete fatto, vi è piaciuto? Le maestre sono state brave? Glielo facciamo un applauso alle maestre? Noi abbiamo talvolta di fronte ad alcuni eventi imprevedibili, l'unico modo per riuscire a far fronte in maniera pronta e istantanea è proprio essere preparati, quindi la prevenzione è il primo step, che nel comune ci tiene tantissimo che questo progetto prenda piede, quindi aver iniziato qui in un'altra scuola come progetto pilota e vedere che funziona, soprattutto che loro apprendono con il gioco, che è il modo con il quale i bambini devono apprendere, è funzionato, così siete state bravissime a metterla in pratica, loro ancora di più a imparare a giocare divertendosi. Quindi veramente io non mi dilungo oltre, grazie a tutti quelli che hanno avviato il progetto, che l'hanno costruito, grazie a tutti voi che avete giocato con noi e mi raccomando continuate a giocare perché questo gioco, ascoltate, vi dico un'altra cosa, poi non parlo più, ve la posso dire un'altra cosa? Ve la dico. Allora, le